Erika lavora al servizio di sicurezza ferroviaria. Stamani ha ricevuto un'allerta di emergenza. C'è una persona con documenti falsi che cerca di scappare in Canada in treno. Erika e i suoi colleghi hanno trovato tre sospetti che sembrano quasi uguali. Riesce a identificare un criminale semplicemente guardando il passaporto? Non importa da quale paese provenga una persona, nessun passaporto può avere una foto con le montagne sullo sfondo, quindi i documenti di questo tizio sono falsi. Bob insegna in un liceo. Ha invitato il suo peggior studente, Dan, per una chiacchierata. Bob vuole mettere alla prova le capacità logiche del ragazzo. Gli dice: «Se menti, ti farò espellere, e se dici la verità, ti espellerò comunque». Cosa dovrebbe dire lo studente per rimanere al college? Dan dovrebbe dire: «Sto dicendo bugie». Questa frase creerà un paradosso perché non può essere una bugia o una verità. Nancy ha 10 palle da bowling. Suo fratello Josh ha deciso di mettere alla prova la sua intelligenza, quindi le ha chiesto di posizionare le 10 palle su 5 linee in modo tale che ciascuna delle linee abbia esattamente 4 palle. Puoi aiutarla a portare a termine questo compito? Dovrebbe disegnare una stella a 5 punte e posizionare le 10 palle che occupano gli angoli e i punti di intersezione. Ecco, 5 linee con 4 palle in ogni riga. Alex è un pastore. Aveva 30 pecore che sono scappate via, tranne 13. Riesce a calcolare quante pecore ha ora Alex? A 13 pecore. Del resto, l'ho detto chiaro e tondo, tutte tranne 13 sono scappate. Dai un'occhiata a questi tre prigionieri. Il primo ragazzo spinge le sbarre di ferro. Il secondo ragazzo allena i muscoli con i manubri. Il terzo ragazzo si siede e legge un libro. C'è una foto appesa al muro. Puoi dire con certezza chi potrebbe scappare? Dai un'occhiata più da vicino al terzo ragazzo. Riesci a vedere la sabbia sotto al quadro? Forse sta scavando un tunnel e l'ha coperto con l'immagine, quindi è lui che vuole scappare. Tutte le scarpe di Becky sono nere tranne due. Inoltre, tutte le scarpe di Becky sono rosse tranne due. E tutte le scarpe di Becky sono gialle tranne due. Puoi calcolare quante paia di scarpe ha Becky in totale? Solo tre, una di ogni colore. Il dottor Smith ha prescritto a Dan delle vitamine costose e gli ha dato due flaconi etichettati R e B. Le pillole sono del tutto identiche. Il dottore ha chiesto a Dan di prendere una pillola al giorno dal flacone R e una pillola dal flacone B, né più né meno. Una mattina Dan stava prendendo le pillole, ha tirato fuori una pillola dal flacone R come al solito e poi per errore ne ha tirate fuori due dalla bottiglia B. Ora Dan non ha idea di quali pillole siano R e quali B. Non può buttarle via, sono costose. Che suggerisci? Dan dovrebbe tagliare a metà ciascuna delle tre pillole e mettere ciascuna metà in due pile. Ora ciascuna delle due pile conterrà metà della pillola R e due metà della pillola B. Ora Dan dovrebbe prendere un'altra pillola dal flacone R, tagliarla a metà e mettere le due metà in due pile diverse. In questo modo sapremo che ogni pila avrà due metà della pillola R e due metà della pillola B, o una pillola R completa e una pillola B completa. Dan può prendere una pila oggi e tenere la seconda pila per domani. Sono rosso ma puzzo di vernice blu. Cosa sono? Vernice rossa. La madre di Timmy ha tre figli. Ha chiamato il suo primo figlio April, il secondo May. Riesce a indovinare il nome del figlio più piccolo?
La risposta esatta è Timmy. Ovvio, non trovi? Riesci a individuare cosa c'è che non va in questa immagine? Il riflesso negli specchi non corrisponde alla realtà. E cosa vedi di strano in questa immagine? Queste due donne sembrano completamente a posto, ma c'è una benda sulla gamba di quel tizio. Nessuno andrebbe in piscina se avesse grossi graffi, a meno che non sia uno zombie. Il re dei polpi ha figli che hanno 6, 7 o 8 tentacoli. Quello con 7 tentacoli mente sempre, ma quello con 6 o 8 tentacoli dice sempre la verità. Una sera quattro figli si incontrano e chiacchierano. Il polpo blu dice: abbiamo 28 tentacoli in tutto. Quello verde dice: abbiamo 27 tentacoli in tutto. Quello viola dice: abbiamo 26 tentacoli in tutto. E il polpo rosso dice: abbiamo 25 tentacoli in tutto. Riesce a identificare il colore del figlio che dice la verità? Il figlio verde, lui dice la verità. Per dimostrarlo, assumiamo che uno di loro stia dicendo la verità. Ovviamente, tre dei quattro figli mentono perché non sono d'accordo tra loro. Supponiamo che il polpo blu stia dicendo la verità. In tal caso, ha 6 o 8 tentacoli. E ciascuno degli altri polpi sta mentendo, il che significa che hanno 7 tentacoli. In questo caso, il numero totale di tentacoli sarà 6 più 7 più 7 più 7 uguale 27 tentacoli, o 8 più 7 più 7 più 7 uguale 29 tentacoli. Ma il polpo blu ha detto che hanno 28 tentacoli in tutto, pertanto mente. Ora possiamo seguire la stessa logica e controllare i tre figli restanti e scopriremo che solo il polpo verde dice la verità. Ho un occhio ma non ci vedo. Sono più veloce di ogni uomo vivente e non ho arti. Chi sono? La risposta corretta è un uragano. Ho la barba, ma non sono un uomo. Sono verde, ma non sono una lucertola. Sono bianco, ma non sono neve. Chi sono? La risposta corretta è un porro. Un mago malvagio ha imprigionato Billy nella sua torre. Billy è riuscito a scappare dal mago, ma ora deve scegliere tra queste tre porte che lo conducono all'esterno della torre. Dietro alla prima porta c'è un gas tossico. Il secondo sentiero è pieno di scorpioni e serpenti velenosi, mentre dietro la terza porta c'è un branco di leoni che non mangiano da 3 anni. Qual è il modo più sicuro? Il terzo. I leoni non possono rimanere a digiuno per 3 anni ed essere ancora vivi. Monica adora il settore immobiliare. Spendeva 300.000 euro a casa e acquisiva proprietà in tutto il mondo. A un certo punto si è resa conto di avere troppe case, quindi ha iniziato a venderle a 30.000 euro ciascuna. E perché? Non sta perdendo soldi? Prima di vendere la sua proprietà, Monica era una miliardaria. Da quando ha iniziato a perdere soldi, è diventata solo una milionaria. Sono piena di buchi, ma tengo l'acqua. Cosa sono? Una spugna. La madre di Sara ha due figli e una figlia. I nomi dei figli sono Josh e John. Come si chiama la figlia? Sara. Sei in una stanza con tre scimmie. Una scimmia ha una banana, una ha un bastone e una non ha niente. Puoi dire con certezza che è il primate più intelligente nella stanza? Tu.
Il sole mi cuoce, la mano mi spezza, il piede mi calpesta, la bocca mi assaggia. Cosa sono? La risposta corretta è uva. Bobby ha partecipato a un concorso per rompicapi. È stato bendato e ha ricevuto un cesto con 25 mele rosse, 47 mele verdi e 3 mele gialle. Qual è il numero minimo di mele che Bobby deve raccogliere per assicurarsi che ci siano almeno 2 mele di diversi colori? Dovrebbe raccogliere almeno 48 mele. C'è la remota possibilità che possa raccogliere 47 mele verdi di fila. Gli Smith stanno cenando a casa. Sono un nonno, una nonna, due padri, due madri, un fratello, due sorelle, due figli, due figlie, una nuora e una suocera. Hanno bisogno di sedersi a un tavolo. Ci sono solo 7 sedie disponibili nella stanza. Quante altre sedie devono prendere in prestito per sedersi tutti insieme per la cena se tutti hanno bisogno di una sedia? Non gli servono sedie aggiuntive, ci sono solo 7 persone. Il nonno è sposato con la nonna, hanno un figlio che ha sposato una donna, insieme hanno un figlio e 2 figlie, quindi ci sono solo 7 persone alla cena. Cosa si deve rompere prima di poterlo usare? Ti viene in mente qualcosa? Le uova!